volte mi pare di trovarla. Io me lo sento che è ancora viva. Ciao ragazzi, benvenuti su Ginger Generation. Grazie. Allora, grazie. La mia prima domanda è per Lia. Sì. Allora, Rosa è una ragazza molto particolare presso una ragazza degli anni 60, comunque una ragazza determinata che ha delle idee che adesso definiremo molto femministe. E ti volevo chiedere come è stato per te interpretare questo personaggio e secondo te che cosa lei può insegnare anche alle ragazze o come può ispirarle alle ragazze di oggi che vedranno comunque questo personaggio e le sue idee. Sì, allora io credo che Rosa sia un personaggio che è stato molto ben scritto, perché pur essendo una ragazza degli anni 60, appunto come dicevi te, è scritta in maniera molto autodeterminata dal punto di vista femminile. Per cui sicuramente per le nuove generazioni può essere qualcosa di interessante, che può dare uno spunto sotto vari punti di vista, e perché purtroppo insomma solo ultimamente si cominciano a scrivere personaggi femminili più emancipati o comunque sì, più autodeterminati, per cui è una cosa nuova per la nostra generazione. Di solito si tende a scrivere dei personaggi che imitano l'eroe maschile, per cui penso sia bello che cominciano ad esserci cose del genere. Perché quella meraviglia di tua figlia Rosa è quanta quel coglione comunista? Che fai così? Perché siete tutto quello che ho sempre odiato. Ma siete chi? Voi ricchi! Edoardo, invece Matteo, il tuo personaggio deve avere, passami il termine, a fare i conti con ovviamente il suo amore per Rosa, che include anche questa sua determinazione, anche questo suo carattere così forte. Ti volevo chiedere come secondo te lui da uomo degli anni 60 affronta questa relazione e come cambia nel tempo per stare vicino comunque a questa ragazza. Allora, secondo me parte sicuramente in un modo e finisce in un altro, cioè il loro rapporto si evolve piano piano, no? proprio in base a questi battibecchi che hanno, a questo scontro fra ideali, diciamo così, e sono tutti e due molto testardi. Secondo me Matteo a un certo punto si fa trascinare dalla maturità di Rosa, perché lei è molto più matura di lui su tanti aspetti, no? Anche è più coraggiosa, è più moderna, è più pronta rispetto a lui, che è ancora un po' chiuso nel guscio, però piano piano esce, capisce e si fa molto trasportare da questa determinazione, da questa forza femminile, secondo me. È anche una spinta di cui aveva bisogno nella vita in generale. Sul finale lui arriverà in un altro modo completamente, conscio del fatto che deve crescere insieme a lei. E invece il cuore di questa serie è un po' questo rapporto inatteso tra Rosa e Nora, e volevo chiederti come secondo te il loro rapporto le aiuta a crescere entrambe durante la serie. Beh, sicuramente sono due personaggi che hanno dei caratteri apparentemente molto differenti. In realtà poi, andando avanti nella serie, si scoprirà che non hanno solo il sangue in comune, ma anche dei caratteri specifici. E questo sicuramente è una cosa che le aiuterà a compensarsi, quindi a trovare un po' nell'altra quello che manca. Quindi sicuramente è un'occasione di crescita per loro nella serie, cioè grazie all'incontro, che poi è quello che dovrebbe succedere nella vita di tutti i giorni, tu grazie all'incontro capisci anche delle cose di te e cerchi di migliorare quelle che hai o quelle che non hai. Per un anno e mezzo io e mia sorella siamo state sempre insieme. Ti prego, però, se sai qualcosa devi dirmelo. Tua sorella dovrebbe essere ancora viva. E le carte dicono che adesso è molto vicino a te. Vi
vi faccio l'ultima domanda, ovviamente non vogliamo spoilerare, ma il finale è molto aperto. Aperto, sì. Ancora non sappiamo niente di quello che sarà il futuro di questa serie, anche perché è appena arrivata, sì. Ma volevo chiedervi se voi poteste sognare qualcosa per i vostri personaggi, che cosa vi piacerebbe per il loro futuro? Beh, secondo me se Rosa continuasse su questa linea, come si suol dire, potremmo vederne delle belle, nel senso che questa sua forza, questa sua ricerca di se stessa, questa sua emancipazione, se portata avanti, può essere molto interessante e anche divertente, credo, perché poi insomma è una combina guai alla fine. Io mi aspetto che Matteo esca un pochino dai suoi schemi e si apra di più mentalmente a quello che succede e che sia un po' più outsider rispetto a questa forma che ha preso, che è quella tipica dell'uomo con i principi di un certo tipo, di una certa borghesia di una certa epoca, e che insomma sia anche un po' più coraggioso, meno caga sotto rispetto a come... Beh, tra l'esempio di Rosa e col suo fratello, diciamo che secondo me può farla. Ah, certo, sì. Sì, assolutamente. Speriamo. Ragazzi, vi ringrazio tantissimo per il vostro tempo. Grazie a te. E vi auguro in bocca al lupo per tutto. Crepi, grazie. Ciao. Ciao. Non devi scegliere per forza da che parte stare.